Tre partite e tre punti. Non un bottino irresistibile, ma quanto serve per il momento al Teramo per tenersi in linea di galleggiamento, aspettando che ritorni il successo. Il pareggio di Bassano, dopo quelli con Fermana e Feralpi Salò, tutti in una settimana consentono ai biancorossi di rimanere in una posizione accettabile di classifica, ma con un occhio sempre rivolto a quello che accade in basso. Servirebbe una vittoria, ma il calendario non dà certamente una mano, perché la squadra di Antonino Asta sabato al Bonolis riceverà il Padova, altra candidata al successo finale, e sarà l'ultimo scontro con squadre di lignaggio importante prima dei veri e propri scontri diretti. Centrare i tre punti con i biancoscudati di Pierpaolo Bisoli significherebbe apprestarsi alla doppia trasferta Sant'Arcangelo e Bergamo con l'Albino Leffe con una serenità maggiore dopo le buone prestazioni sfoderate in questi giorni. Per il match di sabato pomeriggio al Bonolis l'allenatore conta di avere a disposizione anche Giacomo Tulli. L'ex Sud Tirol, dopo l'ecografia di venerdì che ha escluso lesioni gravi, dovrebbe tornare a lavorare stabilmente con la squadra e consegnare un'alternativa davanti al tecnico, che sembra ormai aver definitivamente virato su un modulo, il 3-5-2, che specie con le big sembra dare segnali incoraggianti. Il Teramo subisce meno l'impatto anche fisico di formazioni più strutturate e coi padovani sabato potrebbe essere di nuovo confermato. In quest'ottica Tulli si avvicinerebbe alla punta centrale per interpretare il ruolo che probabilmente gli si addice maggiormente. Inoltre, i miglioramenti di Stefano Amadio, dopo la ricaduta di Pordenone, potrebbero liberare Lorenzo De Grazia dal ruolo di costruttore della manovra per consentirgli maggiori inserimenti nella metà campo avversaria. I biancoscudati invece, dopo il successo interno col Sud Tirol, puntano ad accorciare ancora di più il margine col duo di testa, distante solamente due lunghezze. Ma il Teramo in questo momento non può fare troppi calcoli o fermarsi a ragionare sugli avversari. Deve provare a vincere tra le mura amiche per darsi quell'iniezione di fiducia in vista di un finale di ottobre, da cui passa molto del futuro biancorosso.